Damiani a Natale ci vede doppio e sotto l'albero di occhiali ne metti due. Per lui. Per lei. Insomma, per chi vuoi tu. Per tutto il mese di dicembre scegli una montatura Damiani occhiali. La seconda è il regalo. In esclusiva nei punti vendita Damiani Ottica. Ceparana, Masero, Sargiana, Dugana. Del Natale di Voglia di Spezia, la notizia di oggi è che non si giocherà domani Spezia Cremonese per l'allerta rossa che è stata diramata in tutta la regione, quindi criticità previste dal punto di vista del meteo nella giornata di domani. In maniera preventiva è stata annullata la partita. Sulla possibile data di recupero ne parleremo. Lo Spezia tornerà in campo il 26 di dicembre in trasferta nel derby di Chiavari contro l'Entella. Ciao Enrico e ben ritrovato. Buonasera a tutti. Abbiamo con noi questa sera Claudio Spierati, ben ritrovato. Ciao Gianluca, grazie per l'invito. E il collega Massimo Benedetti, ciao Massimo. Buonasera a tutti. Potete scriverci ai nostri consueti indirizzi mail o su Facebook oppure mandando un SMS, sono qui in sovrimpressione. Facciamo un passo indietro, Massimo, parto da te quest'oggi nel parlare della sfida di Venezia, una partita non bella complessivamente, un errore macroscopico anche da parte del direttore di gara che di fatto lascia per mezz'ora abbondante lo Spezia in 10 uomini. In passato partite del genere a volte si perdevano, lo Spezia ha fatto il proprio dovere e si è portato a casa un punto. Ma sì, in effetti lo Spezia aveva iniziato la partita molto bene, tant'è che aveva costretto il Venezia a giocare in contropiede. I primi 15-20 minuti la partita la stava facendo lo Spezia, poi non si sa bene cosa sia successo e lo stesso mister del resto l'aveva detto, lo Spezia ha perso un po' di, diciamo, di sicurezza, il Venezia è cresciuto, però è altrettanto vero che fortunatamente il Venezia ha dimostrato di meritare i punti che ha e quindi non è riuscito a creare moltissime occasioni da gol. Poi, come hai detto tu, l'errore arbitrale, ma errore arbitrale non tanto perché il fallo non ci fosse, attenzione, la spinta c'era, però evidentemente l'arbitro si è dimenticato di avere già ammonito Maggiore, perché non si danno due cartellini per falli di quel genere lì, insomma, è nel giro poi di 10 minuti. A norma di regolamento, se proprio andiamo a cavillare, sì, ma allora si finirebbero le partite 8 contro 7, perché tutti sarebbero da ammonizione. Però lo Spezia ha saputo resistere bene e da quel momento lì, paradossalmente, non ha quasi più sofferto, perché Scuffè parate le ha fatte prima, non le ha fatte dopo. Quindi andiamo da Enrico, poi torno da Claudio per un altro argomento. Enrico, poi parleremo ovviamente del rinvio della sfida di domani con la Cremonese. Uno Spezia che ora dovrà giocare due partite la prossima settimana, il 26 e il 29. Giocherà in trasferta con l'Entella e in casa con la Salernitana. Saranno due partite decisive che andranno ad incidere sulle strategie di mercato, o credi che dal punto di vista di strategia di mercato ci siano già le idee chiare?
Ma intanto aggiungo per quanto riguarda Venezia, che secondo me invece Pezzuto lo sapeva benissimo che Maggiore era già ammonito e l'ho buttato fuori apposta. Adesso Enrico. No, no, è vero. Lo teneva già, lo mirava già da un po'. Infatti il mister stava per inserire l'argentino Renard. Ahimè, era questione di minuti. Si vede in campo a volte come vanno le cose, non sto scherzando, ma non dico che l'ha fatto apposta. Dico però che ci sono certi arbitri che hanno buon senso, vedi quello di Cosenza, che ha espulso giustamente Ramos per due falli uguali peraltro, lì sulla fascia, ed è giusta l'espulsione. Non è, secondo me, non era giusta l'espulsione di Mastino prima, però un arbitro fiscale avrebbe potuto espellere Mastino prima, o meglio, un arbitro con meno buon senso, ecco. Ecco, Pezzuto ha dimostrato questa volta, come già ci dimostrò a Crotone, di non avere buon senso. A Crotone fece un errore clamoroso perché considerò una simulazione in area di rigore di Migliore una simulazione, un rigore netto, e poi l'azione dopo un fallo che non era nemmeno fallo lo tramutò in fallo da ammonizione e lo buttò fuori. Quindi diciamo fu l'apoteosi di Pezzuto, no? Che poi in questi anni che hanno separato era la gara da questa, tutto sommato aveva arbitrato non poi così male, però mi viene da dire che a volte o lo fa apposta, e io spero di no, o il buon senso lo perde, cioè proprio lui lo dimentica, perché se tu senti qualsiasi arbitro ti dice il fallo di Maggiore è un fallo che, visto dalla prospettiva dell'arbitro, può essere considerato una spinta da tergo, e le spinte da tergo vengono pulite con la munizione, è stato detto ai giocatori nelle riunioni con gli arbitri, tutti questi discorsi qua. Mi fa pensare però che ogni allenatore che ha dei giocatori ammoniti in campo debba sostituirli subito tutti, perché c'è il rischio che appena toccano un avversario vengano espulsi. Quindi bisogna anche rendersi conto che c'è un equilibrio da mantenere, anche per non far finire le partite 8 contro 8, no? Quindi questo era il discorso su Pezzuto, che ahimè spero che non ci arbitri più, ma è così. Pezzuto con lo Spezia ha un rapporto negativo. È così, cioè, poi si può dire quello che si vuole, però insomma noi speriamo di non vederlo, perché così almeno non si pone nemmeno il problema di stare attenti se uno è già ammonito o no. Al di là di questo, vengo alla tua domanda, non penso cambi molto, perché comunque sia siamo tutti lì, vicinissimi, e quindi al di là del fatto che lo Spezia giocherà una partita in meno delle altre, e questo comunque inciderà relativamente, quindi saranno 3 punti che possono essere poi ipoteticamente guadagnati successivamente. È ovvio che facendo buoni risultati in entrambe, addirittura vincendole tutte e due, riesci a 26 punti ad essere in una posizione secondo me che sarà molto vicina a ridosso dei playoff, e quindi puoi fare scelte di qualsiasi tipo, secondo me. Poi sai, io credo che, lo sta già dicendo un po' Angelotti tra le righe, non sia sua intenzione metterci mano in maniera importante alla squadra. Però ha promesso l'attaccante. Sì, l'attaccante è un conto, però teniamo conto che il discorso attaccante sarà un sottile equilibrio, perché come sappiamo ci sono in questo momento giocatori che sono tristi di non giocare in Serie A e avrebbero voluto giocare da protagonisti, e magari quest'estate pensavano di esserli o di essere considerati di più, e invece si ritrovano magari quasi sempre in panchina. Alcuni di loro magari chiederanno un cambio di squadra, che poi potrebbe essere una Serie A con una Serie A, e se non la trovano allora poi si accontenteranno di una B. Quindi non è difficile che tu il primo di gennaio c'hai l'attaccante pronto, perché il mercato si svolgerà l'ultimo giorno, e sarà il 31 gennaio, si svolgerà questo mercato come al solito, con i giocatori che prima aspettano le soluzioni migliori e poi semmai vanno a cercare quelle di ripiego. Ciò non toglie che potrebbe esserci che
qualche situazione che noi in questo momento non dico che ignoriamo, ma che non abbiamo ancora considerato, che può essere una soluzione che invece il direttore sportivo sta prendendo in considerazione, che magari libera un attaccante di qualche tipo, non so, assolutamente, nemmeno fare un'ipotesi perché ce ne sono diverse, e che lo va a prendere subito a inizio gennaio, di modo che il 20 o quando si riprende, perché adesso bisognerà vedere quando ci sarà il recupero con la Cremonese, considerando che c'è la Cremonese gioca già in Coppa Italia, quindi è probabile che si vada al 28, martedì, che è la settimana successiva, perché evidentemente la Cremonese deve fare questa partita di Coppa Italia, quindi ha già un altro impegno infrasettimanale, quindi non si può fare prima il recupero, altrimenti dovrebbero iniziare troppo presto a giocare tutte e due e non ci sarebbe tempo perché, per la sosta che comunque i calciatori vanno in vacanza, però. La sosta prevede accordi quei giorni sindacali. di vacanza sindacali. Vedremo tante foto su Instagram dalle Bahamas, dalle Canarie, sai, li seguiremo. Come si suol dire, no? Ognuno fa il suo lavoro, i giocatori fanno questo lavoro e si rilassa, che può essere considerato leggero da chi porta dei mattoni sulla schiena tutto il giorno, evidentemente, però c'è anche chi corre meno durante il giorno rispetto a un calciatore, ecco, magari sta seduto alla scrivania tutto il giorno ed è un dirigente che guadagna un sacco di soldi lo stesso, cioè non è quello il discorso, ma al di là delle battute credo che sia giusto che i giocatori abbiano i loro 10 giorni, diciamo, di vacanza, però appunto per questo non si può troppo presto prevedere il recupero. Benissimo. Quindi si andrà, come diceva Massimo, probabilmente al 28 di gennaio, e precedentemente avremo già giocato con Cittadella in casa, quindi sarà un inizio di girone di ritorno. E anche a Crotone probabilmente. E sarà un girone di ritorno interessante perché evidentemente ci sarà ancora questa partita in sospeso e le mosse di mercato, che ripeto, può darsi anche che poi interessino altri giocatori, non intendo dire con questo che Angelotti non comprerà nessuno se non una punta, però penso che oltre che all'attaccante non arriveranno altri 5 giocatori, perché credo che siano venuti fuori intanto per cominciare dei valori, e qui lancio anche degli argomenti per la serata, visto che non avremo tanto da parlare della partita, credo che faremo un bilancio perché siamo anche all'ultima puntata dell'anno, no? E su questo bilancio non si può, secondo me, non considerare la crescita di certi giocatori che magari sia in estate che anche un mese fa consideravamo giocatori di secondo piano e che invece tutto d'un colpo stanno diventando protagonisti: Erlich, Mastino, Ferrer, eccetera eccetera. Quindi tutti questi giocatori fanno pensare che la rosa al completo in questo momento non sia proprio così scarsa come all'inizio qualcuno aveva paventato, quando nelle 7 partite avevo fatto solo 4 punti. E io ieri sera c'era il brindisi di auguri con gli sponsor e con alcuni giocatori, c'era anche il mister, e a un certo punto il mister mi dice: io non mi rendo ancora conto come è possibile che, nonostante siamo da diverse partite in serie positiva, stiamo facendo bene, siamo ancora lì, che vedo questa classifica e dico: siamo ancora lì a un punto dai play-out, cioè, che quando in realtà poi ci sono tutti che possono rischiare, perché ci sono 10 squadre. Andiamo un attimino a vedere la classifica prima, però chiudiamo il quadro andando a sentire le parole di Italiano sull'analisi dell'incontro con il Venezia, poi torniamo in studio. Andiamo a sentire Italiano e poi la classifica. La partita è stata questa, siamo partiti molto bene, continuando ad avere pazienza, a coinvolgere spesso la linea dei 4 difensori nell'iniziare a creare in maniera anche non frenetica. Poi c'è anche l'avversario, c'è anche una situazione dove gli altri sono un po' con l'acqua alla gola, nel senso che in casa devono forzare, devono cercare di vincere le partite, ci hanno messo in difficoltà, non ci hanno permesso di palleggiare e creare come facciamo di solito, c'è stato qualche cartellino giallo di troppo, penso che lì potevamo stare molto più attenti noi, ma meno fiscale l'arbitro. Ma la verità è che nelle ultime 2 trasferte abbiamo concesso l'uomo in più all'avversario,
e lì penso che dobbiamo stare attenti di più noi. Abbiamo sentito Italiano, andiamo a vedere la classifica, vediamo la classifica di questo campionato quando siamo a ridosso della fine del girone di andata. Claudio, dicevamo prima, uno Spezia che ha fatto male all'inizio nelle prime 7 partite, poi di fatto ha fatto 16 punti nelle altre e è però ancora a quota 20 punti nonostante la classifica sia corta. È quello il reale valore dello Spezia che fondamentalmente, perché si dice quando una squadra dall'inizio alla fine è sempre rimasta lì, difficile poi, a meno che non cambi qualcosa a gennaio, che ci possa essere quella scalata. È così anche quest'anno oppure si può essere speranzosi, vista la classifica ridotta? Sì, no, io Gianluca credo che si possa davvero essere speranzosi perché insomma, la Serie B ci insegna che è un campionato lunghissimo, una maratona dove i valori appunto e l'alternarsi delle posizioni in classifica sono all'ordine del giorno. Io ricordo quando ero venuto qua la prima volta che il Frosinone era pari a noi, un punto dietro noi, e ora parliamo di un Frosinone che giustamente per i valori che esprime è lì nelle posizioni che contano. Però ecco, sicuramente io credo che da qui a 2020 inoltrato le posizioni si cambieranno moltissimo. Fa specie vedere il Pordenone neopromosso, no? Con un bilancio sicuramente molto, molto basso nei numeri, nel budget lì in quelle posizioni. La stessa Entella che affronteremo il giorno di Santo Stefano, no? Che comunque come collettivo si trova in una posizione sicuramente molto molto forte, però ecco, sicuramente per rispondere alla tua domanda credo che ci sia molta, molta fiducia, perché è una rosa che non dimentichiamo c'era cambiata molto anche nel mercato estivo. Italiano sta trovando secondo me i giusti meccanismi e appunto anche come diceva Enrico, secondo me a gennaio non serviranno grossi stravolgimenti. Certo, se arrivasse magari la ciliegina, magari come si parla tanto Moncini ha fatto solo 4 presenze, magari potrebbe essere non contento, però insomma la Spal si gioca la salvezza, quindi sarà difficile che si privi di una sorpresa possibile per la seconda parte del campionato. Però ecco, può darsi che proprio il regalo di Natale da scartare nel 2020 sia il ritorno di un Galabinov motivato, e tra l'altro capiterà proprio, può darsi il ritorno col Cittadella, c'è da augurarsi che insomma faccia un po' come all'andata, no? Magari con la prestazione super e magari che sia un po' un bel viatico per il 2020, quindi sì. Intanto a proposito di classifica rossa, il Trapani ha scelto Castori per cercare il miracolo della salvezza, difficile, Trapani e Livorno davvero in grandissima difficoltà. Massimo, tu che sei sempre al pezzo e informato, dal punto di vista di mercato, forse un centrocampista per rinfoltire il centrocampo, alternativa, non un mega giocatore, l'attaccante giusto, Moncini può arrivare per davvero in questo mercato di gennaio o ci sono anche altri nomi? E poi ti faccio un'altra domanda, possibile che si possa mandare a giocare in prestito Galabinov nella misura in cui dovesse arrivare Moncini, un altro attaccante di quel livello? Ma Moncini è molto richiesto, però in effetti non so se la Spal vorrà privarsene, quindi lì poi conta la bravura di chi fa mercato, in questo caso di Angelozzi, che indubbiamente è bravo, però lì ci sono anche altre dinamiche che purtroppo sono difficili da poter capire, perché Moncini l'anno scorso andò a Cittadella dove fece veramente un grandissimo campionato, anzi quasi quasi aveva fatto promuovere il Cittadella, che proprio per un soffio non ce l'ha fatta, insomma. Venisse dello Spezia ci metterei la firma, ecco, però è molto, la vedo molto complicata. Altri nomi per il momento secondo me quelli veri non sono stati fatti, perché ovviamente Angelozzi non li fa, perché se tu fai il nome il giorno dopo costa il doppio e quindi è difficilissimo. Se dovesse arrivare un giocatore di quel calibro, Galabinov ci starebbe a fare uno dei tanti. C'è Gudjonsen, che è giusto comunque valorizzarlo, oh, perché esatto, sta facendo bene. Quello lì è un problema, ma sai, Galabinov quest'estate ci ricordiamo che aveva avuto anche una richiesta da Hajduk di Spalato, ma non ci è voluto andare lui, cioè, perché evidentemente preferiva Spezia al campionato croato. Quindi, come diceva giustamente lui,
un Galvino motivato, abbiamo bisogno di questo, perché se viene motivato, secondo me il suo lo può ancora dire, ecco. Per il resto, sì, no, Galabino e Moncini insieme crei problemi nello spogliatoio, ecco, inevitabile, inevitabile. Uno dei due, cioè, o meglio, Galabino in questo caso dovrebbe andare da qua. Però, sai, magari uno, lui ha un altro anno di contratto però, quindi sì. Non è che dice, sai, vado via e poi... Ecco, un ingaggio, certo, importante che poi magari può essere con freno, no? Tanta roba. Spieghiamo, Enrico, possibile data di recupero il 28 gennaio, non 28 dicembre, perché il 29 dicembre... No, gennaio. Dice, Murano nuovo. No, perché qualche nostro telespettatore ha capito male. Il 29 dicembre si gioca con la Salernitana. Sì, aggiungiamo... in classifica il Pisa che ha 23 punti perché ha vinto nel recupero. Ecco, no, Gianluca, diciamo chiaramente che non si giocherà né sabato né domenica, perché era stata presa l'ipotesi anche di posticipare la partita di 24. Forse non conveniva allo Spezia, visti gli infortuni. Ma nemmeno la Cremonese ha spinto tanto per giocare. Ecco, quindi nessuna, siccome la Cremonese non è partita, ovviamente non era partita, hanno detto tutti no, va bene, andiamo avanti, quindi niente sabato e niente domenica. Sarebbero state tre partite in una settimana. No, ma sì, infatti veramente hanno preferito tutte e due, dire va bene, ok, meglio così. Certo. Anche se in realtà loro forse dopo il cambio di modulo, la vittoria col Perugia, erano anche carichi, no? Potevano anche accettare una partita al picco, diciamo, questa volta, anche tutto sommato con la rosa senza grosse difficoltà, mentre noi invece ne avevamo. Sì, quello che ti dicevo. Lo Spezia che sicuramente non ha spinto. Ma anche la Cremonese, perché sì, assolutamente. Ma dico, se lo Spezia spingeva, al limite la Cremonese magari poteva dire no lo stesso, però certo. Intanto c'era lo Spezia che diceva voglio giocare intanto e metteva un po' in difficoltà. Invece lo Spezia giustamente ha colto l'occasione, d'altronde come non coglierla? Ce lo ricordiamo l'anno scorso, quando cogliamo l'occasione di non giocare col Benevento, proprio messi male più o meno come questa situazione, invece poi ci rigiocammo in un periodo in cui stavamo meglio e andò bene. Adesso non dico che succederà così, speriamo di sì, però Bidawi ieri è uscito dall'allenamento prima perché ha questo risentimento muscolare. E... potrebbe recuperare? No, Bidawi non recupera. Anche con la Salernitana? Assolutamente. Allora, il discorso è che probabilmente sarà esercitata nei suoi confronti un'azione di tutela più che altro. Quindi se dovesse sbaltirla questo affaticamento, ma è difficile, perché comunque è un affaticamento muscolare, non è una lesione. Okay. È un affaticamento perché l'hanno preso in tempo. Però anche lì è suggestivo, perché oggi il mister è un po' così, ovviamente a microfoni spenti, non in conferenza, ci diceva, avevano detto che è un giocatore che magari a volte non ce n'aveva tanta voglia, no? Invece ho scoperto un giocatore che è l'esatto contrario, quando gli dico di uscire prima dalla partitella si arrabbia perché non gli faccio finire la partitella in allenamento, quando fa la partitella in allenamento non la fai due all'ora, ma la fai 200 come se giocasse in partita, e poi scatta di qui, scatta di là, cioè un giocatore che è sempre così a sollecitarsi, anche lui si dovrebbe cercare di forse gestire un po' di più, magari rallentare un attimo in allenamento quando capisce che si sta affaticando, perché è un giocatore prima di tutto estremamente importante e poi che ha queste ogni tanto, insomma, queste ricadute dal punto di vista muscolare ce le ha, insomma, ce l'ha avuta anche questa, peraltro c'è stata anche l'operazione al ginocchio quest'anno, quindi è partito tardi e tutto di conseguenza, giustamente l'allenatore dice preferirei che mi dicesse una volta ogni tanto esco dalla partitella prima, perché così almeno mi tutelo un attimo, che non che volesse continuare. Adesso è ovvio che tutti si giocano il posto, no? Perché anche, insomma, è vero che ultimamente non stiamo vedendo Delano, ma il mister dice se avessi l'opportunità lo farei giocare sempre, perché evidentemente lo vede bene in allenamento. E stiamo vedendo Ragusa, stiamo vedendo Federico Ricci, poco anche lui perché gioca a Ragusa,
E poi da qui è difficile levarlo dal campo, no? Almeno che non lo levi proprio quando è stanco e morto, ma anche lì tante volte vuole rimanere in campo anche nelle partite e non vuole essere sostituito. Quindi da questo punto di vista sono incognabili tutti, però è ovvio che quando vai proprio a forzare un po' di più può succedere, come è successo ieri, che sia affaticato. Adesso ripeto, io credo che per tranquillità e per preservarlo probabilmente non giocherà nessuna delle prossime due, però nulla toglie che magari gli fanno un po' di fisioterapia in questi giorni, gli passa e magari è disponibile. Cioè è difficile, però, come diceva Massimo, è difficile, però vedremo. Insomma. Torniamo a sentire per scontato. Italiano che dice fondamentalmente che questo slittamento della partita non è poi così male, viste le incombenze dal punto di vista degli indisponibili. Sentiamolo, anche perché la conferenza si è svolta in un clima di incertezza, non si sapeva ancora del rinvio o meno, ma era molto molto probabile. Sentiamo. Per quanto riguarda la prima gara, abbiamo sempre optato di dare continuità a un certo tipo di formazione, poi chiaramente in quelle ravvicinate, tra gente che fa fatica a recuperare, gente che ha preso qualche botta di troppo, lì si va a valutare qualche cambiamento. Però in questo momento l'ottica turnover non riguarda questa prima partita, nel senso di gestire o tenere fuori gente per salvaguardarla per le partite successive. Il pensiero turnover sarà per le prossime due. Tra acciaccati, tra gente che arriva da un periodo non bello dal punto di vista fisico, adesso anche maggiore squalificato, quindi dobbiamo cercare di stringere i denti, e chiunque andrà in campo sa quello che deve fare, conosce bene ormai il nostro modo di interpretare. Chiaramente se dovesse giocare qualche ragazzo che ha poco minutaggio nelle gambe, mi auguro che sia intelligente nel gestire i 90 minuti, nel gestire le forze, nel correre in maniera intelligente e nell'essere utile alla squadra. Si parlava di turnover, no? Una delle prime volte che sei stato nostro ospite c'era il turnover anche tra i portieri. È vero. Con Capicas e Scuffetta. Dall'errore contro il Benevento in poi Scuffetta non ha più sbagliato nulla, anzi ha portato anche dei punti alla squadra. Sì, tra l'altro è stato un argomento delle prime volte che ero qui ospite, proprio dopo il Benevento, mi ricordo bene, e da lì in poi, ecco, questo turnover non c'è più stato e si è visto proprio, insomma, un miglioramento proprio di impostazione della partita, di sicurezza, che ha poi si è tramutata in interventi importanti. Insomma, non dimentichiamoci comunque la parata salva risultato a Venezia, perché quel tiro di Aramo era davvero indirizzato bene a giro, ma sicurezza anche nelle uscite, che comunque è molto importante anche in fase dove appunto è in inferiorità numerica, anche salvare palle in aria è molto importante, in impostazione, perché poi è anche un portiere che sa impostare il gioco da dietro, quindi sicuramente è un portiere che potenzialmente potrebbe diventare davvero un valore aggiunto, e all'inizio per quel dualismo non l'ha dimostrato, ma ora ha una continuità, una tranquillità, una serenità, e quindi una difesa che è salita di livello, perché poi insomma non dimentichiamoci che sono stati tanti clean sheet, no? Dove siamo rimasti a porta in battuta, e una grande squadra, insomma, per fare un campionato importante ha bisogno anche di questo, perché poi magari il gol lo trovi, se comunque dietro rimani imbattuto poi fai risultato, e quindi in casa sta diventando una piacevole abitudine, e in trasferta appunto non era così facile, ma nonostante appunto anche l'inferiorità numerica ciò è avvenuto, e quindi questo sicuramente è un buon auspicio per, ripeto, la crescita della difesa e la crescita di Scuffet sono buon auspicio per il 2020. Torniamo alle stelline, Enrico, che le abbiamo tralasciate questa settimana, mandiamole in onda. Qualche votaccio all'attacco, anche perché di occasioni non ce ne sono state, poi per il resto sufficienza piena, via. Sì, diciamo la difesa ha preso 4 stelle, quindi
si è comportata sicuramente molto bene, centrocampo 3, attacco 2, siamo andati a scendere, no? Però ha detto bene Ferrer, credo, per l'intervista di questa settimana, lui ha detto siamo anche bravi adesso come squadra a capire i momenti della partita, a magari adeguarci a una giornata magari anche non positiva, no? Perché dobbiamo dire una cosa, ci sono, a volte le partite le sbagli completamente, no? Ti può capitare in queste partite qua di sbagliarla completamente e prendere 3 gol, ci può capitare, no? Invece nel momento in cui all'inizio 20 minuti all'attacco, poi combinazione quel colpo che ha preso Scuffetti, siamo stati fermi 4 minuti, 3-4 minuti, e la partita è come se fosse cambiata dall'oggi al domani in questi 4 minuti, perché poi il Venezia ha fatto quell'azione sulla fascia che è pericolosa, e non lo so se è stato in un certo senso la volontà della squadra di mettersi dietro, o anche il Venezia stesso che provava, che conosce sicuramente meglio il suo campo, che è più stretto del picco, ci fa fatica perché bisogna stopparla due volte, perché è un terreno pesante e abbastanza sconnesso. Quindi sai, se ci sei magari abituato è un conto. La cosa però interessante è che quando lo Spezia si mette lì ora subisce poco, e anche dopo l'espulsione addirittura, che ti aspetti il forcing, addirittura non abbiamo più visto occasioni da gol. Quindi vuol dire che inibisci anche le squadre avversarie. Diceva una cosa molto interessante Italiano, da questo punto di vista, sempre diciamo in una discussione sul calcio di Serie B. Noi, e l'abbiamo visto anche nel girone d'andata, nelle prime partite, quando magari abbiamo fatto fatica, noi come altre squadre si soffre di più se hai gli attaccanti avversari, tu lasci dei larghi spazi. Quindi magari vai a pressare alto, perdi palla e quindi ti capita magari di non essere nemmeno in giornata con alcuni difensori, okay? Lasci larghi spazi e gli attaccanti in B nei larghi spazi si trovano abbastanza bene tutti, perché ci sono squadre che hanno attaccanti veloci. Mentre invece quando gli riduci gli spazi agli attaccanti, li crei, non è come essere in Serie A che trovi il bomber, no? Ce n'è molti meno di bomber d'area di rigore in Serie B che ti fanno gol anche girandosi in mezzo a 4 giocatori, ce ne sono molti meno, e quindi per lì è molto più difficile farti gol proprio quando difendi qualche metro più dietro, e soprattutto quando poi magari ti metti lì a difendere in difesa con, come fanno tante squadre, addirittura in 5, perché abbiamo visto tanti anche difendere contro di noi in 5. Lo stesso Spezia negli ultimi minuti a Venezia, come in altre partite, si è messo a 5 dietro. Poi ci sta che prendi gol in quelle situazioni, però è sempre più difficile se hai giocatori forti, come sta dimostrando lo Spezia di avere dietro, perché tutti i ragazzi messi a disposizione quest'anno, specie nei centrali, secondo me sono di livello, perché si passa dal capitano che ha l'esperienza, ma anche Marchizza, Erlich, che lo sta dimostrando ora, e lo stesso ovviamente Capradossi, che secondo me forse, non dico che sia il migliore, ma è uno dei migliori, secondo me, centrali difensivi della categoria, sicuramente nei primi 3. E lì, sai, è molto importante. Poi Ferrer sta crescendo, è difficile che lo salti. Certo. Anche quando magari trovano il giocatore più veloce, riescono sempre a tappare. Mi collego a quello che dici. Non abbiamo visto il mister, abbiamo visto il veloce, mister, sì. Ha preso 3, giusto per fare un po' di... Però in realtà Massimo, si parlava di giocatori, vabbè, Ferrer comunque è un giocatore che sta prendendo domestichezza, se la giocava con Vignali e per ora nelle gerarchie è solo davanti a Vignali. Poi vorrei fare 3 nomi su tutti, per tanti motivi. Erlich, che ha avuto grossi problemi lo scorso anno dal punto di vista fisico, e diciamo così è una grande sorpresa, secondo il mio punto di vista. Mastinu, per quello che in passato è stato, lo abbiamo conosciuto 3 anni fa, un grandissimo giocatore, ma un problema con un giocatore con problemi di carattere anche psicologici dopo una serie di infortuni a catena. E Gudjonsen, che di fatto nessuno lo considerava un attaccante da Serie B. Mentre tra i giocatori, diciamo così, ancora inespressi, ci sono 2 ragazzi che vengono dall'estero e che non si sono ancora fatti vedere, Delano e Buffon.
avranno ancora tempo nel girone di ritorno o, visti fondamentalmente i giocatori che di fatto nelle gerarchie sono davanti a loro, difficilmente a questi punti riusciranno ad esprimere il loro valore e di dimostrare di essere all'altezza? Dunque, già per Buffon, che ha avuto sabato scorso la possibilità di giocare uno spezzone di partita, sono discordanti i pareri, perché tra i tifosi, dico, perché qualche tifoso dice che ha giocato bene, che ha interpretato bene il ruolo che il mister ha voluto da lui. Altri invece hanno detto, ma non ha fatto nulla. Cioè, io infatti non capisco queste... Basta guardare quelle due volte in cui si è trovato in mezzo a tre uomini, che ne è uscito con la rapidità. Sì, no, io parlo di Venezia. Le qualità tecniche del giocatore. Poi che sia uno che deve ancora abituarsi forse al calcio italiano. Buffon l'abbiamo visto con il Sassuolo in Coppa Italia e due volte in campionato. Sì, peraltro con il Sassuolo, gli ultimi 20-25 minuti a Cittadella, Buffon. Quindi tre volte in campionato. L'abbiamo visto a Cittadella, però, e a Sassuolo è entrato come ala. Come ala, che è il suo ruolo di fatto. Suo ruolo è a mezzala, perché lui in Inghilterra giocava mezzala, partiva a mezzala. Poi il mister, anche per Bidawi che era fuori, non tutti gli esterni. Quindi il suo ruolo è quello Ragusa che ha fatto Venezia. C'era. Il suo ruolo Bidawi è quello che ha fatto era fuori. E quindi lo ha impostato nel ritiro, l'ho impostato anche lui esterno. Quindi il suo ruolo è quello che ha fatto. Il suo ruolo è la mezzala. È ovvio che nel calcio italiano si tende molto a stare attenti anche alla fase difensiva, quindi deve imparare determinati movimenti. Io voglio far rispondere Massimo, anche perché lei ha risposto per lui. No, parlato di Buffon, in effetti era difficile. Abbiamo tirato fuori il discorso dei tifosi. Allora, Massimo, di fatto Buffon poteva anche starci tra quei giocatori incognita. Magari molti si aspettavano di più da Delano, che lo scorso anno ha segnato 5 gol, sì. Anche se retrocesse la squadra, ma in Serie A olandese. Ma Delano era anche partito benino, perché in Coppa Italia aveva fatto bene, anche quando si giocò l'amichevole con la Sampdoria, Delano aveva giocato e non era dispiaciuto. È un po' mancato dopo, e non so se per anche problemi caratteriali, che forse era poco incline alla causa. Ecco, secondo me il mister lo aveva anche messo da parte perché non rendeva dal punto di vista anche proprio così caratteriale. Ovvio, secondo me, come grinta, come determinazione, una Serie B italiana è tutta un'altra cosa rispetto a una Serie A olandese, soprattutto con le squadre della bassa classifica. Ecco. E poi mi hai citato Gudjonsen. Gudjonsen però il suo lo sta facendo, ecco. No, Gudjonsen è positivo. Infatti. Allora, Mastino, Erlich e Gudjonsen. Esatto. Gudjonsen per ora, secondo me, è un giocatore utile alla causa, anche perché quando è stato inserito ha sempre fatto il suo. Quindi io non credo che Gudjonsen verrà ridato in prestito da qualche parte, assolutamente. Più Delano. C'è anche da dire che, ma non lo so sinceramente, perché quattro esterni forti secondo me ci vogliono, perché metti che adesso Bidawi speriamo che recuperi, però se si fosse infortunato muscolarmente la riserva, Enrico, di Bidawi, dato che siamo qui a trarre anche un bilancio, io non ho voluto inserire tre giocatori incognita perché aveva iniziato molto bene. Nel momento più positivo dello Spezia, ovvero in questi due mesi e mezzo, chi ha spento un pochino la luce rispetto all'inizio è Federico Ricci. Federico Ricci è uno di quei giocatori che attualmente è ancora un punto interrogativo, nonostante abbia straordinarie potenzialità. Ma sai, io credo che sia un ragazzo abbastanza sensibile. Lui come suo fratello sono un po' simili in alcune cose. Cioè, forse Matteo riesce a ambientarsi un po' meglio anche nei periodi in cui la squadra non va bene. Lui mi dà l'impressione che sia un giocatore che, quando le cose non girano per il verso giusto, non la patisca questa cosa, non sappia proprio entrare nella parte di chi lotta per la salvezza, ecco. Ma non perché magari si crede, è che magari è portato, quando la squadra non va benissimo, a giocare da solo. Ma la squadra sta andando bene. Sì, io parlo quando il suo calo ha cominciato, quando andavamo male.
Poi gli ha preso il posto Ragusa, quindi era difficile anche dimostrare diversamente, perché Ragusa ha fatto sempre bene, sì. Il mister fa giocare Ragusa. È l'unico che segna. È vero che poi quando entri 20 minuti non è che puoi pensare, a volte puoi spaccare il mondo, ma a volte no. Cioè, a Empoli, secondo me, che ha giocato titolare, ha fatto una buona partita. Poi da Empoli poi ha rigiocato Ragusa più che lui. Questo è il periodo buono ed è per quello che, ripeto, ad esempio, se non ci fosse stato Bidaoui e quindi se domani sera avremmo giocato, la formazione sarebbe stata Federico Ricci, Gudi Onsen, Ragusa, perché Ragusa, non dimentichiamo che è un destro, quindi può giocare indifferentemente da una parte o dall'altra, però lui nasce come ala sinistra nel 4-3-3 che si accentra per calciare col destro, quindi in realtà il suo ruolo sarebbe a sinistra. Quest'anno sta giocando a destra perché è uno che poi calcia bene anche col sinistro, ha fatto gol anche a Cosenza, quindi è sicuramente un giocatore che calcia di destra e di sinistra, però giustamente avrebbe preso probabilmente prima di Delano, avrebbe preso lui il posto, però Delano a quel punto sarebbe diventata la prima riserva, appena uno dei due si stancava entrava Delano, quindi io credo che anche sul discorso Delano ci sia stato più il fatto che Bidaoui è insostituibile, perché Bidaoui è l'unico vero giocatore che se vuol giocare da solo ce la fa, ma credo che sia uno dei pochi nella categoria che se vuol giocare da solo ce la fa. Non ce n'è tanti altri, perché non è che andiamo a cercarli tanti, ci sono tanti nomi, però anche di questi nomi, no? Sono più attaccanti che ci aspettiamo che facciano gol, no? Come quelli della Cremonese, che non li stanno facendo. Sì. Adesso i motivi, è difficile. Qualche doppione. Sì, magari non si trovano. Adesso vedo che il mister sta optando più per Ceravolo ultimamente, anche se col Perugia ha sbagliato 4 gol davanti alla porta, che ce li sbagliava Giasi, lo impiccavano in Piazza Europa, no? Ma l'ha sbagliato Ceravolo, ma infatti non è che a Cremona siamo contenti. Con quello che è costato. Vediamoci, però per far capire che non è che se ti chiami Ceravolo fai gol, certo. Sempre e comunque. Anche Ceravolo sbaglia i gol se non è in condizione, se non sta bene anche mentalmente. Mi dà l'impressione poi di essere un giocatore, e infatti è esploso solamente in alcune stagioni, quella di Benevento in assoluto, no? Con i 24 gol, ma perché lì era veramente una di quelle stagioni che qualsiasi palla toccava faceva gol. Quindi io credo che da questo punto di vista anche Delano potrebbe essere un giocatore che nel girone di ritorno può ritagliarsi il suo spazio, anche perché, ripeto, Bidaoui è uno di quelli che non può giocare tutte le partite, lo stiamo vedendo, è uno che qualche guaio muscolare ce l'ha, io spero che le giochi tutte, intendiamoci, nessuno. E poi volevo aggiungere solo una cosa su Scuffetta: è migliorato moltissimo coi piedi, perché all'inizio aveva un po' paura anche lui. Claudio, da ex portiere. Non è vero, infatti l'avevo sottolineato che anche nell'impostazione, no? L'impostazione di gioco ora ha meno paura anche a calciare. Sì. Deve migliorare ancora un po' nelle uscite, in certe uscite deve migliorare, deve avere più coraggio, perché a Pisa, ad esempio, nell'ultimo gol lui può uscire. È rimasto in porta. A Venezia però ha fatto bene, quindi anche sì, nelle sì, uscite. Sì, no, ma io ti sto dicendo, sì, non sì. Tu, però alcune ancora la paura ad uscire per la paura di sbagliare. Ed è la cosa peggiore, abbiamo fatto tutti e tre i portieri qua. È vero, quindi insomma, sì. Siamo... Massimo era, vero. Anche Massimo era un ottimo portiere. Sì, la paura ti io fa ho fatto solo per una parte piccola della mia carriera. Poi mi sono spostato alla Claudio tappa. È arrivato in Serie C, dai, con spostato. Tutto il rispetto per voi. No, ma io la vita fa. Però l'abbiamo fatta, nel senso che lì ci siamo stati e capiamo le... Sì, anche a livelli bassi. Anche lì se ti ci metti in porta sai come ti devi comportare. Chiaro. Se fai un'uscita sbagliata e pigli gol, certo, negli amatori non ci ammazzavano. O anche in categorie inferiori non è che ci ammazzassero se sbagliavamo l'uscita. Però eri sempre lì a dire, esco, non esco, se esco la sbaglio, magari su un calcio d'angolo dice, vabbè, sto in porta, se al limite mi fanno un gol di testa, vabbè, ma l'hanno fatto, insomma, non sono mica Buffon, hai capito? Questo è il discorso. Lui invece, la partita con il Benevento l'ha dimostrato ancora di più, che lui ha questo problema, che è un problema che si porta dietro
Ecco Enrico, da tanti ecco, anni. Non è per che... un portiere professionista, come si migliora in questo? Anche perché non stiamo parlando di un ragazzo che ha 18-19 anni, ma che comunque inizia a avercene 25, adesso non mi ricordo, comunque 24. Si può migliorare anche col tempo una cosa del genere? Ricordiamoci Cizzola quando arrivò, sì, lui era giovanissimo, aveva quel gap lì, poi diventò bravo anche nelle uscite. Sì, perché essendo un problema proprio mentale, cioè qualcosa che in allenamento chiaramente non puoi appunto migliorare ad allenare, è proprio diciamo la continuità del campo e la conferma del buon risultato, quindi è chiaro che è figlio della prestazione della domenica. Magari in allenamento sulle uscite poi ci puoi lavorare. Sì, è vero, però sai, il contesto è sempre diverso, sì, la pressione della partita pressione, è totalmente diversa, e quindi spesso, anzi, ci sono tantissimi portieri che sono bravissimi in allenamento, ma che poi la pressione della partita non fa. E tanti giocatori, vero, di movimento che sono bravissimi in allenamento. Sì, da un po', diciamo, un gap. Però se credo sbagli che, come portiere, sì, una volta. No, perché nessuno. Che diceva Laudrup, mi sembra, che diceva che in allenamento era un fenomeno, poi in campo sono, sì, tante volte. Però credo che appunto l'unico allenamento è proprio non sbagliare la domenica, quindi è solo la ripetitività, insomma, di buone uscite, cioè paradossalmente devi rischiare, ti va bene una, due, tre volte, acquisti fiducia, Bocchi, essendo un fatto mentale è quello che ti fa fare la differenza. Okay. Poi conta molto anche 23 anni, va bene. Sì, conta molto anche giocare con una certa continuità, perché sì, non c'è cosa migliore, perché sì, se tu una dentro una fuori. Abbiamo visto infatti il risvolto positivo della continuità delle sue prestazioni. Torniamo a vedere l'ultimo estratto della conferenza di Italiano, che parla di obiettivi dello Spezia. Che obiettivi ha questo Spezia, che ora è nel limbo della classifica, in vista di questo finale di anno? Sentiamo. Bisogna cercare di andare forte, perché sono le ultime tre partite del girone d'andata, si concluderà con la Salernitana in casa, abbiamo l'opportunità di averne due dentro e una fuori contro due squadre che in questo momento, vedi Entella, sta facendo bene, la Salernitana è sempre una squadra temibilissima, ma per quanto riguarda la graduatoria penso che sia precaria per tante squadre di questo campionato, perché non avevo mai visto una cosa del genere, e ci sono tante squadre in pochissimi punti, quindi penso che nessuno possa stare tranquillo, e nessuno è spacciato, nessuno può stare sereno, perché è un campionato, è stato sempre imprevedibile, ma come quest'anno fino a questo momento non l'avevo mai visto. L'obiettivo, io sono contento quando i ragazzi parlano sempre di ambizioni, quando hanno questa voglia di tirarsi fuori da questa classifica che non rispecchia almeno quello che abbiamo fatto vedere fino a questo momento. Io mi accodo a loro, perché anch'io penso che noi ne possiamo venire fuori bene, e queste ultime tre gare avevamo detto che prima di Venezia volevamo ottenere il massimo da tutte e tre, siamo riusciti a fare un risultato positivo fuori casa, adesso abbiamo queste ultime due e dobbiamo cercare di ottenere il massimo. Queste le parole di Mister Italiano in vista della rush finale di questo 2019. Vediamo insieme i pronostici della schedina di questa giornata. Ci sarà anche il pronostico dello Spezia, ma che non varrà, perché di fatto la partita di domani non si giocherà per allerta. Varrà a gennaio, probabilmente, beh, certo. Sì. Beh, verrà a gennaio, forse il 28 tanto di gennaio. Tanto non penso che cambierà di tanto, darebbe sempre uno anche. Certo. Allora, il pronostico è di Liviana Ratti, presidente dell'Orgoglio Spezzino. Nel turno precedente il club Riviera ha fatto bene, 7 punti. 17ª giornata, al di là dello Spezia Cremonese che aveva dato 1, le altre sono Benevento, Frosinone, sfida di vertice per il secondo posto, X2, Cittadella Chievo 2, Crotone Livorno 1, Empoli Salernitana 1, Juve Stabia Venezia 1X, Perugia Entella 1, Pescara Trapani 1X, Pisa Cosenza 1 e quindi c'è l'X per Pordenone Ascoli. A proposito di Spezia Confidential, che è nelle edicole, e abbiamo avuto ospite giovedì scorso Gianluca Cappellazzi, in questi giorni è stata inaugurata proprio una mostra presso la biblioteca Mazzini,
per ricordare i 60 anni dello Spezia Confidential. Rivediamo il servizio, è ancora possibile visitare la mostra in questi giorni natalizi e post-natalizi, vediamolo insieme. Che effetto fa vedere tutti questi giornali esposti e per di più nella Biblioteca Civica? Beh, un sogno che si realizza, in realtà è un sogno che c'è da pochi anni, più o meno dal 2014, da quando diciamo così, ho preso per forza in mano la situazione ereditando da mio padre. E abbiamo sempre pensato di arrivare a 60 anni del giornale e fare un qualcosa di speciale, un qualcosa che inusuale per la nostra città, soprattutto se è riferito a un giornale che è più un periodico cartaceo, che continua ad essere cartaceo ancora nel 2019. Quindi una situazione bellissima di soddisfazione, e la gente ce ne sta dando atto che sta arrivando numerosa, e quindi meglio di così non potevamo chiedere. Della prima pagina, giusto? Esatto, della prima pagina della prima edizione del Pasqua 1959. Grazie. Che dedichiamo al signor Sina e all'amministrazione tutta. Spezia Confidential è comunque un giornale che ha bisogno di un direttore responsabile, ma è veramente una responsabilità l'eredità di una rivista satirica che ha scritto in qualche modo la storia della città? Ma non è facile, sinceramente, perché l'obiettivo, il registro di Spezia Confidential è un registro di un linguaggio non convenzionale, goliardico, come dire, che qualche volta indulge anche alla caricatura, allo sberleffo, e non sempre è facile coniugare la prosa con registi di questo tipo. No, noi cerchiamo di farla, sinceramente, anche perché il giornale ha senso soltanto se riesce appunto a proporsi come un giornale diverso dagli altri, che pungola i politici, che ne denuncia i ritardi, le opere incompiute, le inefficienze, ma lo fa sempre strappando un sorriso dalla bocca, almeno questo è il nostro obiettivo, e non senza digrignare i denti, ma con un sorriso, perché l'ironia deve essere leggera, deve essere lieve. Ecco, questo è lo spirito della rivista. Certo, riuscire ogni volta a scrivere articoli che abbiano questo spirito, onestamente non è facile, noi comunque ci proviamo. Siamo soddisfatti quando i politici riescono a sorridere delle battute, delle arguzie, a volte anche un po' malevoli, sinceramente, che riserviamo loro. Quando si arrabbiano vuol dire che non siamo stati proprio all'altezza. Abbiamo sentito della mostra Spezia Confidential. Massimo, in chiusura, ci avviciniamo alla fine dell'anno, un anno che ha visto di fatto lo Spezia senza la presenza del patron, no? Gabriele Volpi. Nel 2020 cambierà qualcosa secondo te? Comunque diciamo che ci possiamo anche accontentare se le cose vanno bene in campionato, ci mancherebbe. Potrebbe cambiare qualcosa per vicende che non conosciamo? Ma diciamo che una delle vicende d'attualità, come abbiamo riportato anche recentemente, è la querelle tra Volpi e Setti per i famosi soldi prestati tempo fa. Sì, esatto, che ormai sta arrivando proprio alle carte bollate, ma no, non solo, anzi proprio alla richiesta di fallimento, quindi vuol dire proprio che ormai la situazione ha raggiunto diciamo livelli esasperati. Quindi quello, ma chi sa, potrebbe anche portare, una volta chiusa quella, magari Volpi potrebbe, che peraltro già aveva detto, almeno a me telefonicamente, ma aveva detto che se a gennaio ci fosse stato da fare qualcosa di interessante non si sarebbe tirato indietro, ecco, perché lui aveva fiducia in Angelozzi secondo me sta studiando cosa fare, chissà che magari non ci stupisca con qualche operazione di mercato. Effetto speciale. Ce lo auguriamo, un regalo dell'Epifania, Enrico. Enrico, facciamo gli auguri ai nostri telespettatori che ci hanno supportato e sopportato per un anno intero. Chiediamo... Soprattutto a te. Ma sai, io... non scherzo. Se dovessero sopportare solo me, sarebbe poco. Scherzo. Ci sono tante cose importanti nella vita da sopportare ogni giorno, che io... Facciamo sempre con un sorriso. Sono il meno. Ma io spero che l'anno prossimo porti un po' più di tranquillità nell'ambiente, tutto, no? Sarebbe importante da questo punto di vista, ahimè, anche qualche parola, qualche dichiarazione, no? L'abbiamo detto in più occasioni anche da parte del patron, perché se non altro riporterebbe un po' a tacere determinati
momenti di contestazione anche più o meno velata che ci sono stati in questo, in questa prima parte dell'anno, anche secondo me soprattutto dovuti al momento brutto negativo della squadra, no? Perché insomma chi ce l'ha con Volpi da sempre ha colto un po' anche questa occasione per portare dalla sua parte più gente, no? E allora si è creato una fazione, anche se ripeto, secondo me rimane una minoranza del pubblico spezzino, una fazione che ha voluto far sentire però la sua voce, ed è giusto registrarla, lo striscione al picco, qualche coro, qualche cosa. Tutti noi, l'ho sempre detto, a tutti noi farebbe piacere vedere il patron come prima, seduto a vedere lo Spezia tutte le partite, ma non va più nemmeno a vedere tutte le partite della Proreco, no. Quindi da questo punto di vista è una scelta probabilmente sua, che spesso è all'estero, quindi sì, ma poi avrà i suoi motivi, cioè non è che adesso dobbiamo andare a sindacare. L'importante è che per quanto riguarda lo Spezia non lo venda al primo che passi, e questa è una cosa che lui ha sempre detto che non farà e spero che non faccia. Perché sarebbe troppo avvilente anche per lui stesso dare lo Spezia in mano magari a uno che lo rovina in pochi anni, visto che con lui è sempre stata una società virtuosa, perché è la realtà dei fatti. Poi è vero che ora si sta lavorando su quello che si ha, nel senso che non è che abbiamo visto, è stata pubblicata proprio in questi giorni, in questa settimana, la classifica degli ingaggi, no? Delle squadre di Serie B. Lo Spezia è a metà classifica, con una cifra che varia intorno, a seconda dei premi che verranno dati, varia dai 6 milioni e mezzo ai 7 milioni e 2 più o meno, no? Si colloca al decimo, undicesimo posto. Se andiamo a vedere il Benevento, che è in testa, è vero che poi è una squadra che però ha mantenuto molti giocatori che erano già in Serie A con loro, e quindi in Serie A tu aumenti gli ingaggi, e poi, a meno che sul contratto non c'è scritto che quando torni in B lo ridiminuisci di nuovo, glielo devi continuare a dare. Quindi è ovvio che se tieni tanti giocatori che avevi in A, li devi pagare. E come ingaggi è praticamente il doppio dello Spezia, no? Circa 14 milioni. C'è una bella differenza, no? Quando si va anche a valutare poi le squadre in campo, dici ma tutta questa differenza non la vedo. Però in realtà a livello di stipendi c'è, vuol dire che ci sono giocatori che hanno più esperienza, più categoria, magari alcuni che vengono dalla categoria superiore. Non che lo Spezia non abbia anche qualcuno che viene dalla categoria superiore, ma anche tanti ragazzi. La difesa di Venezia era composta da 3,98, tre ragazzi del 98 e un ragazzo del 96, anzi due del 96 perché Scuffetta è un 96 anche lui. Quindi avevamo 3,98 e 2,96 in campo, in difesa. A centrocampo Baggiore, altro 98. All'attacco Gudjonsen, altro 98. Cioè 98 sono under 21. Certo. Ci sono tante squadre in B che fanno giocare giocatori under 21. Certo. Quindi questo per far capire che ovviamente i giocatori di quel tipo lì non li paghi ancora tantissimo, però sono giocatori che la maggior parte sono di tua proprietà e che potranno costituire veramente una cosa importante per il futuro. L'abbiamo detto tante volte, Angelozzi lo ripete, non ci sarò più io, dice, ma se sfruttiamo bene i giocatori che piano piano ho portato allo Spezia e che possono ancora arrivarne altri, lo Spezia riesce ad andarci in Serie A. Perché? Perché chi è, crea comunque un gruppo forte al di là delle spese non faraoniche che faceva prima, perché se lavori bene, molte squadre lo stanno dimostrando, il Cittadella anche quest'anno è l'ultima squadra come monte ingaggi, no? Nemmeno 3 milioni di euro, eppure è sempre lì. Il Pordenone è poco sopra ed è seconda, quindi questo vuol dire che non è
automatico che non ha. Non è matematica, vediamo la Cremonese no, giocatori cioè, che ha. Grazie. Comunque no, tranquillizzo Enrico sul fatto di Volpi della vendita. Volpi ha detto che finora trattative vere per vendere Spezia non ce ne sono mai state. Quindi tutti quelli che si sono offerti erano... Ci ha provato, no? Poi meno male che non è andato in po', dico io meno male perché non ha tenuto nemmeno la squadra di C2 che aveva, quindi... Mi ha detto nessuna trattativa vera c'è mai stata per cedere lo l'anno così? È con cinese, no? No, nessuno, ha detto nessuno. Grazie Claudio, grazie Massimo Benedetti, grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Auguri, avevamo facciamo un po' di auguri. Ma rifaccio io. A nome di tutti. Adesso tutto ad un colpo. Tutto d'un colpo, no, basta, sono geloso, basta. Ti facciamo insieme. Auguri, buon Natale a tutti. Buon Natale, ci sopporterete anche per l'anno prossimo. Ci vediamo l'anno nuovo. Se ci confermano. Damiani a Natale ci vede doppio e sotto l'albero di occhiali ne metti due. Per lui. Per lei. Insomma, per chi vuoi tu. Per tutto il mese di dicembre scegli una montatura Damiani occhiali. La seconda è in regalo. In esclusiva nei punti vendita Damiani Ottica, Ceparana, Masero, Sargiana, Dogana.